Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, stiamo per farvi vedere. Perché dico stiamo? Se sono Xyuder e quei tre dietro di me? No, stiamo perché ovviamente ringrazio sempre il nostro amico, quello che succede su Twitch e YouTube, per insieme al suo team, fornirmi un sacco di informazioni bellissime, basugose per quello che riguarda la Season 5 di Fortnite. Intanto, ragazzi, oggi giornata veramente storica per quello che riguarda il nostro FPS preferito, perché esce il Cavaliere Rosso nello shop, ragazzi. Shoppatelo se non l'avete shoppato. Cavaliere Rosso esattamente uguale, identico a chi già lo aveva comprato nella Season 2. Se per caso doveste comprarlo e non riceveste il suo scudo dietro, il backpack, in poche parole, non preoccupatevi perché Epic Games sta risolvendo questo bug. Io stesso in live ho ricevuto lo scudo dietro, quindi cavaliere completo al 90% perché l'ascia non l'ho presa. Per oggi, ragazzi, vogliamo parlare di qualcosa che un po' accomuna l'uscita del Cavaliere Rosso e purtroppo renderà tristi molti, molti giocatori, ragazzi. Non è colpa mia, quindi non abbiatecela con me, ragazzi. Parlate con Epic Games e cercate, sembra le parole crociate, cercate di capire il perché di questa scelta. Io spero con tutto il cuore che non sia solamente un fattore puramente economico, ragazzi. Mi auguro davvero che Epic non abbia deciso di adottare quello che sto per farvi vedere, perché tanto di soldi direi che ne ha già più che abbastanza, ragazzi. Si fulmina 300-400 milioni di dollari al mese, quindi una cifra incredibile. Avete anche visto sicuramente, ragazzi, la nuova crepa che si è formata ai piedi della montagna in collocazione B6, per quello affondato la portaerei. Porca trota, come si dice in B6, ragazzi. C'è un nuovo portale, c'è un nuovo portale. Tra l'altro, dicono che al Corso Commercio è di nuovo presente una nuova insegna, o non ricordo se era al boschetto, non me lo ricordo. Comunque, ragazzi, nuovo portale aperto ai piedi della montagna potrebbe essere, ragazzi, l'inizio e la location di un nuovo villaggio di cui ancora non vi ho parlato perché non abbiamo immagini, abbiamo solo uno spaccato che vorrei un attimo aspettare prima di mostrarvi. Potrebbe esserci, ragazzi, la quarta era di cui nessuno ha parlato, dopo i Romani, gli Egizi e il Far West. Potrebbe esserci una quarta era. Quindi, ragazzi, vi stavo per dire, nuovo portale, andato a vederlo, spaccatura nella cupola, ancora più grande, e adesso mi tengo. Ve lo ricordo, ragazzi, tenetevi forte. Non mandate gli insulti a me, ma alla Epic Games, perché, ragazzi, nei file della Season 5 i nostri amici hanno trovato questo. Sgadin! Eh sì, ragazzi, è lui, è proprio lui, raga. È proprio lui, è stata recuperata di nuovo l'immagine della School Trooper. Ragazzi, lo scheletrone sembrerebbe che potrà ritornare come è stato proposto nella Season 1, ragazzi. Purtroppo non è Halloween, quindi, ragazzi, la skin potrà tornare. Avevamo già visto 2 settimane fa, raga, il piccone che era dentro nei file, nella stessa cartella dove sono stati recuperati questi file. Il piccone insieme al Cavaliere Nero Rosso è arrivato. Questa, ragazzi, è una roba che ci devasta dentro, come quando Baggio nel 92 ha sbagliato i rigori, in realtà era al 90. Come si dice, ha sparato sulla traversa, Baggio, sulla traversa, abbiamo perso i mondiali così. Comunque, ragazzi, non è questa la grande preoccupazione, ma insieme allo scheletrone, ovviamente, vanno di pari passo, ragazzi. Shankalewi, hanno trovato anche la Ghoul
Super, ragazzi, stessa cartella, identica, precisa, spaccata, raga, c'è anche la Ghoul Trooper. Quindi sembra che la ragazza zombie e il teschione siano pronti di prepotenza a fare il loro rientro sulla scena di Fortnite per dare la possibilità per dare la possibilità a tutti quelli che non lo hanno fatto di shoppare e di ottenere queste skin epiche che ai tempi costavano 800, se non ricordo male. C'è già gente in chat che sta infervorando, ragazzi, sta infervorando la chat, ragazzi, tutti che stanno un po' dicendo se la shoppano o non la shoppano. Intanto partono le donation, here comes the money, 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 money. Yo, Giala, Giala, bling bling, so che Giala, chic from the money e the pocky soul, Giala. Blin blin, can't stop it, zicche Giala, Giala, che sei in Frost Rocket. Ma se, ragazzi, queste due skin già le conoscevate, è stato trovato un'altra immagine che è molto molto più surgulantemente sugosa, ragazzi. Attenzione, attenzione, 3 2 1, sgadano, non è partito, sbarino, ho sbagliato a chiamarlo. È stato trovato uno scudo, ragazzi, un nuovo scudo nei file della season 5, ragazzi, incredibile, incredibile. Si diceva, ragazzi, che al posto dell'approdo avventurato sarebbero apparse le rovine di un castello. Quindi, ragazzi, potrebbe esserci anche tra le ere, ne abbiamo parlato ieri, il Medioevo. Noi abbiamo questo scudo, chiedo scudo, abbiamo lo scudo, ragazzi. Potrebbe rientrare una nuova skin dedicata a un'epoca storica che è quella del Medioevo. Non sappiamo altro, il castello lo vediamo là nel centro, ci sono i due gigli e lo stendardo colorato. Non sappiamo altro, ragazzi, non sappiamo altro. Io spero, ragazzi, che questi leak vi siano piaciuti, anche se so che purtroppo quella del teschio e della Ghoul Trooper per molti è fonte di arrabbiatura. Vi ringrazio comunque tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live stasera con gli iscritti. Ciao!